Eccoci qua. Refresciate. Lo scrivo refresciate. Ragazzi, siamo tornati. Non so come siamo tornati. Spero bene. Sembra bene. Sembra bene? Perfetto. Quindi, adesso ok, perfetto, perfetto. Quindi, caro Perfetto, ci siamo. Master Emil, che stavamo dicendo? Stavamo dicendo che questa avventura, appunto, è molto vecchia ed è un dungeon crawling, praticamente. Ci sono dei momenti dove è il classico, è il D&D vecchio stile. C'è il dungeon, entri, picchi cose ed esci. Ovviamente è stato sistemato per rendere tutto più godibile da, tipo, togliendo fight inutili. Mettendoci NPC che potrebbero dire qualcosa di più della serie "Mi hai salvato, grazie!" Cose di questo genere. E in più, beh, c'è un viaggio da fare, ma è semplicemente poi lo spostamento da un dungeon all'altro. Vedi, L'avventura è quindi divisa in abbiamo tre capitoli. i pilastri di D&D: esplorazione, interazione. Ci sta, ci piace. Diciamo di sì. E palla di fuoco. È palla di fuoco, esatto. Quella la provvedo io. Esatto. Cosa L'avventura è ci penso? divisa in tre piccoli capitoli che prevede tre tipologie di giganti. L'avventura va dall'11 al livello 13. A livello 13 iniziate l'ultimo dungeon e finite in teoria al livello 14. L'avventura è dello Yawning Portal ed è stata praticamente la base da cui sono partiti, se non erro, per fare Storm King Thunder. Avventura che, se tutto va bene, dovrò giocare tra qualche mese, Corretto, spero. corretto. Secondo me è simpatica come avventura. È una delle Ci vuole migliori. Mi hanno appunto. detto che è una delle migliori di Tales of the Yawning Portal, tra l'altro. Sì, a mani basse. La peggiore di tutte è Dead in Tire. Che quella lì è un penso, mi pare di ricordare, un dungeon mortale. Mortale. Se Sì. tu muori, rifai personaggi, vai avanti, muori. Ma Non ha non c'è senso. Cioè, problema, magari. il Tai lo facciamo vedere noi da mercoledì, o no? Esattamente, sì. Il Tai, Esattamente. che mercoledì Assolutamente. comincia la Secondo me è una campagna. bella. È una bella avventura simpatica che ci sta bene se messa o no. Oh Abbiamo no. perso fede. Vabbè, non ne No, di continuiamo. nuovo. Eccolo qui, c'è. Stavo dicendo. Stavo dicendo Cioè, ha che fatto un tocco e tiro, però ci sono. è Era questo succede un'avventura. quando uno Sta cambia il bene. provider. Anzi, vuole cambiare il provider. Vorrebbe. Vorrebbe. No, è un'avventura carina secondo me da inserire in una campagna magari Ombrune e Forgotten Realms, ma anche le altre. Cioè, lo Yawning Portal, io l'ho giocato come campagna ai tempi Ombrew con ogni avventura collegata tranne tipo Dead in Tie e l'ultima Tomb of Horror. E carina, cioè ci sono delle avventure belle. Molto 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 belle secondo me. Questa, da mio parere, è una delle più simpatiche. Ci sono molti combattimenti, alcuni sono più duri di altri, ma voi non avrete problemi perché siete fortissimi. Sono Sono le quasi sicuro. autoconvinzioni, ma ci fa piacere. Ma ci fa piacere che ne Grazie. pensi. Io spero che siate abbastanza forti. Lo spero. Molto bene. Vedremo. La morte è solo un'altra porta, che una porta che si chiude e un'altra che si apre. Oppure, Vero Isabel? e tu lo Va bene, sai. Percival Sutcliffe, la finiamo No, no. con queste stronzate. Allora. Pure spoiler del mercoledì, la morte è un nuovo inizio e io ne sono l'esempio. È vero. Che poi la. Oh, Questo spoiler del mercoledì. Stream Elements ci avvisa, ragazzi. Ci sono i Five Dragons Collective Live con Against the Giants. E Quasi faremo quasi. pride dopo. Andiamo a trovarli. Ma Andiamo a trovarli. buonasera, buonasera. E nulla. Che poi, apro parentesi. Io è la prima volta che gioco con Selling e Flavia. È Li vero. ho sempre masterati. Per me è uguale, è la prima volta che ti ho come giocatore. È vero, è vero.
Va bene. Che se va? Se parte. Una domanda. Perché va. Siamo pronti? Sullo schermo vedo qualcosina. Roll for ma hai ragione. Ah, giusto. Per la sessione, allora, è un must. Cosa bisogna portare a sessione? Patatine, i snack e la birra. E questa è birra. Esattamente. E cosa c'è di meglio di una birra che sa di D&D? Quindi, signori... Birre. Esatto. Esattamente. Se andate dagli amici di Spellbook Brewing... Potete inserire lo sconto che vedete qua sotto, 5 Dragons 5, per ottenere il 5% di sconto al checkout. Raga, le birre le ho provate, io sto in Germania e vi posso assicurare che le birre sono buone. Sono buone, ma sperate che il corriere che ve le porti sia uno competente, perché me ne ha rotta una. E tra l'altro quella del Misty Step, che è la mia preferita. Me l'ha rotta lui, gli ho fatto un culo così, perché mi ha proprio passato il pacco così, ed era tipo tutto bagnato, io ero tipo, come mai bagnato? Ma si sarà rotta qualcosa nel camion, tipo l'ho detto, aspetta un attimo. Avevo la chiave di casa, gli ho aperto il pacco davanti, ho guardato, ho fatto così, senti va, proprio ma infatti, pezzi di vetro, ho detto. Ma infatti, ora i ragazzi li ho sentiti per questa cosa, perché anche a me si era rotta una birra, il primo carico. Gentili, tra l'altro... Scusa un attimo, ti fermo, gentilissimi che mi hanno fatto lo sconto, quindi ragazzi, sì. Comprate la roba da gente che, cioè, sa fare, ecco. Che poi anche a me si era rotta la birra la prima volta, e infatti hanno migliorato i packaging. Il secondo carico che ho fatto, tutto dal secondo in poi, tutto in te. Quindi, delusso. Signori, che fai? Magari un link in chat... Link in chat. Cosa? Yes, questa è una bella domanda. Perché il bot è stupido. Quanto stupido? Tantissimo. Perfetto. Che ha fatto il bot? Il bot non mi prendeva il comando. Io stavo cercando invano di farlo. Signori, io non ci sto dentro più. Che fa? Si parte? Per me la live può finire anche qua, cioè tanto abbiamo detto, abbiamo fatto la pubblicità, possiamo... buona serata, ragazzi. Cosa sono le vibe di Modena, vogliamo... No, basta. Allora, possiamo partire. Ci spostiamo sul roleplay e direi anche che si può iniziare. Esattamente. Eccoci qua. Ditemi anche se la musica è troppo alta. Ci troviamo nel mese di Chess, l'artiglio dei tramonti. Esattamente 2 mesi dopo gli eventi di Wisteria. Eventi che hanno messo a dura prova i personaggi. Personaggi che si sono ritrovati ad affrontare qualcosa di molto pericoloso, ma che alla fine li ha portati in parte a conoscersi meglio. Attualmente siamo a Waterdeep e la scena si avvicina in una zona in particolare, ovvero la città dei morti. Un grande... parco, diciamo così, dove ci sono diversi mausolei, diversi luoghi in cui la gente va appunto a far visita a chi non c'è più, ma dove anche si ritrovano a fare picnic. E in tutto questo vi è un posto in particolare, questo mausoleo, molto molto all'interno, in cui... nei corridoi bui, se non fosse per qualche torcia di lui che gli illumina, ci sono 3 persone e una di queste è una ragazza vestita molto bene. Vi facciamo vedere
personaggio di Flavia, ovvero Isabel. Scusate, partito il tasto. Sì, incoming, così è morto. Isabel. Sì, Isabel è una mezzelfa di circa 20 anni, anche se con quelli della loro razza è un po' difficile determinare l'età esatta. Vestita in maniera sobria, ma elegante. E in questo momento ha un'espressione molto seria, come se cambiasse qualcosa rispetto al solito, insomma, la sua espressione è quasi sempre così, però velata di tristezza, e si trova, si avvicina al punto in cui, come dire, c'è la sepoltura che tutti e tre sono andati a trovare. Prende una dalla tasca del cappotto, tira fuori una scatola di latta un po' arrugginita, la apre e dentro questa scatola di latta ci sono dei sigari, di cui uno ha già cominciato ma mai finito. Appianto però fa una pausa e si gira verso gli altri. A fianco a te altre due persone. Una donna molto molto alta, con un maglio sulla schiena. Una tiefling di svariati colori sulla pelle. Felaia, mostrati. Mostra. Allora, intanto Felaia è già appoggiata sulle sue ginocchia. E sta subito dopo che Isabel ha lasciato il sigaro, lei poggia dei fiori e una bottiglia di liquore vicino alla lapide. Quando si rialza, vedete che Felaia è una donna che viene da molto lontano. Dal lontano est, e è una tiefling di molti colori, poiché non mostra tratti diabolici, ma dei tratti dragheschi, forse per via del suo luogo di origine, ovvero il Karatur, e si ritrova qui a porre un omaggio a un suo caro amico. Sei mutato. Mentre vi scambiate lo sguardo, mentre una terza persona sistema una lapide, un epitaffio. La terza persona è un nano. Rauk. Rauk Stormmaker. Chi è Rauk? Rauk è un fuggitivo, un superstite della caduta di Sandabar, che è fuggito a causa proprio della guerra e ora sta cercando la sua strada come arpista. Ed è qui, insieme agli altri, a questa lapide, a cui mancava praticamente un pezzo che lui ha portato solo adesso, che è stata proprio lavorata da lui, dove c'è un'iscrizione. L'appoggia, va a completare la tomba di questa persona e inizia a pulire con un panno la lapide. Lui è vestito con la sua armatura di pietra, è venuto a salutare un commilitone caduto. Gli vuole dare tutti gli onori possibili. Sulla lapide vi è scritto questo: vuoi leggere? Questo ovviamente è scritto in rune naniche. Questo è il memento di un uomo che da solo ha affrontato il dolore. Come armi sventato, scelsi il fumo ed il vino.
Armi che feriscono chi le brandisce non hanno valore e ben presto il suo animo sprofondò nel declino. Infine nel suo tormento nella morte cercò rifugio, senza rivolgere parola, senza neppure un indugio. Forse chi gli sta vicino doveva intromettersi di petto nella questione, anche se lui non voleva sentire ragione. A quel punto andava bene anche rompergli qualche dente, perché il dolore con nessuno è clemente. Che questa storia per te possa essere da monito, o forse questo sfogo è solo un mio rimpianto. A disgrazia fatta potresti rimanere attonito, se poi invece cerca di essere la roccia di chi ti sta accanto. Perché chi ti sta a cuore e soffre non deve restare solo, e tu sei suo amico, di questa tragedia fai tesoro. Leggi l'epitafio. Tutto rimane nel silenzio. Sta a voi. In realtà Rauk posizionerà soltanto la lastra di pietra, non la leggerà e la pulirà. Beh, alla fine è passato tutto questo tempo, però non riesco a fare a meno ogni volta che veniamo qua a dire che sei soltanto uno stupido idiota. Isabel non dice niente, si avvicina soltanto al sigaro, al mozzicone di sigaro, e schioccando le dita lo accende. E resta lì acceso come se fosse una specie di stecca di incenso. È il cuore degli uomini, purtroppo. Loro sono fatti così. Non riescono ad affrontare le loro pene e cadono subito vittime del dolore. Mentre stringo forte la lapide di pietra. Tutti quanti potremmo essere vittime di una cosa del genere. Sottovalutate queste questioni. Fa male. Spero solo che i suoi dei gli abbiano permesso di ricongiungersi con la sua amata e che lei lo prenda a calci fino alla fine dei tempi. Sono sicura che lo farà. Scommetto che quella normalità gli sarà mancata tantissimo. Una precisazione. Questo mausoleo non è ovviamente tutto dedicato a Geisha. Questo mausoleo è per gli arpisti, coloro che sono caduti, ovviamente. Per chi... per chi non c'è più, ecco. Mentre state rendendo, diciamo, gli ultimi omaggi, nel corridoio sentite dei passi. E notate che si avvicinano due persone. Una è alta, vestita di scuro. L'altra invece è molto basso ed è un halfling. Queste due persone, vedete che girano l'angolo, guardano le diverse diramazioni, diciamo, dei corridoi, e vi guardano. Questo, l'halfling, diciamo, fa strada, si avvicina a voi. E... scusate? Vedete questo uomo, diciamo, questo halfling. Scusate, voi per caso siete... ti guarda, Isabel. Isabel, Velaya e Rauk? Sì. Finalmente vi ho trovati. Con chi abbiamo il piacere? E lo dice senza proprio nessuna espressione. Il mio nome è Tarmin. Tarmin Lonewater. Piacere. Non mi dà la mano, però. Mi fa un cenno. Sì,
Veniamo al sodo, che cosa sei venuta a cercare? Guardo la persona a fianco a lui. La persona a fianco a lui è effettivamente a fianco a lui o è più indietro? È leggermente indietro, un paio di passi. Ha appoggiato la spalla su una delle colonne del mausoleo. Poco dopo l'entrata. L'Halfling si gira. Oh, su, non essere timido. Vieni. Alza un po' gli occhi al cielo, sbuffa. E fa un paio di passi avanti. Si porta esattamente alle spalle, leggermente defilato sulla destra dell'Halfling. Come sei vestito? Precisamente, sei di solito scuro, ma hai il cappuccio, ti si vede? Sì, assolutamente il cappuccio. Ok, vedete una figura non ben definita comunque. Oh, questo pantaloni molto larghi e degli stivali neri di pelle. E una giubba di pelle scura. E un cappuccio che copre il volto. Potete vedere qualche ciocca di capelli che ha affacciarsi bianca. L'Halfling vi osserva. Vi ho cercato perché ho sentito molto, molto parlare di voi. Vi siete fatti valere a Cadelkeep. Ho sentito che avete fatto qualcosa di grande. Fa un sorrisino. Isabel risponde corrucciando la fronte. Abbiamo fatto quello che andava fatto. E mi avvicino a lui e poi abbasso proprio il torso per poterlo guardare meglio dritto negli occhi. Quindi sei proprio sopra di lui? Sì, sono esattamente sopra di lui. Quando fai questa cosa, vedi che lui fa qualche passo all'indietro. Che ho fatto? Ehi, e io ne faccio uno in avanti. Ehi. No, tranquillo. Non è successo niente. Quella era una missione segreta. Come fai tu a saperne qualcosa? Beh, sapere, potere, e io so. Vedi che l'Halfling svanisce in uno sbuffo di fumo. E al suo posto, una figura molto più alta, vestita bene. Una figura che voi conoscete molto bene. Qua, signore, è un immenso piacere potervi rincontrare. Quando, nel momento in cui Isabel vede Anton, fa un passo indietro proprio di scatto. Scusate il modo, ma... Beh... La prudenza non è mai troppa. Io mi giro solo adesso per vedere davvero, dato che sento una voce familiare. Poi vedo Vormak. Adesso di lui mi concentro. Adesso voglio una spiegazione immediatamente, prima che passi ai fatti. Cavendish. Anton si guarda intorno intanto. Vai, dimmi pure. Lui! Mi dica. Indico Vorm. Beh, voi mi conoscete. Vorm, puoi presentarti. Sono brave persone. Te lo garantisco io. Calo il cappuccio. E vi faccio vedere Vormark. Presentiamolo. Vormark è un mezzo drow. È molto particolare perché ha un nome nanico. È un nome peculiare, diciamo, per uno della sua razza. La nascita è stata particolare, uno scambio di schiavi andato a male da parte di mercanti drow, che ha visto la madre prigioniera di una gilda di briganti. Riuscita a scappare, ha dato alla luce nelle lande delle Marche d'Argento Vormark, onta di vergogna e macchia nell'albero genealogico della sua casata, ha tentato immediatamente di un po' ringraziare l'Olt, un po' sbarazzarsi di lui, ha tentato di ucciderlo, ma senza successo.
per uno strano scherzo del destino o volere degli dei, il suo cuore si trova, i suoi organi si trovano specularmente rispetto alle posizioni ordinarie, pugnalando nient'altro che carne. È stato recuperato e cresciuto da alcuni nani di Nesmè, e dopo la distruzione di quest'ultima da parte di Tiago Baer, non si è ritirato con i nani di Sundabar, ma è diventato Ramingo, e tuttora agente per Silverimun. Vormark. L'uomo si abbassa il cappuccio e lo vedete. All'inizio sembra un drow, Turauk sobbalzi un attimo, ma poi noti che le orecchie non sono da elf, ma da mezz'elf. Vormark quando... Oldran. Che cosa? Ripeti il tuo nome. Vormark Oldran, nano. Sai che significa pietra nera. E tu perché dovresti avere un nome del genere? Questo è un altro dei tuoi scherzi, Cavendish. Non finirà bene. No. Non è nemmeno il luogo adatto per queste cose. Mastro Rauk, a differenza di quello che può pensare, tu è un arpista tanto quanto lei. Magari non ha i suoi anni di esperienza, ma sa fare. Vormark, vedi che l'altra mezzelfa, Isabel, ti lancia un'occhiata un po' incuriosita, però non dice niente. Beh, a quanto vedo non sono l'unica strana e non mi faccio problemi. Mi avvicino e ti tendo la mano. Felaya, Yami. Guardo un attimo la mano, dopodiché la tendo. Stringo vigorosamente. La vostra fama vi precede. Guardo sì. Cavendish. Anche se tutto questo teatrino me lo sarei risparmiato. La prudenza non è mai troppo. Sai che non mi piace mostrarmi dopo tutto quello che è successo. Col tempo magari, ma... Veniamo al motivo per cui vi stavo cercando. Vedete che lui guarda il muro dove tu, Rauk, hai appena messo l'epitafio. Innanzitutto condoglianze per quello che è successo al vostro amico. Non me lo sarei mai aspettato. A me non piacciono i falsi buonisti. Voi non lo conoscevate. Non era nulla per voi. E quindi passiamo subito ai fatti. Cosa volete? Diciamo che da quando sono uscito, grazie a voi, da quel semipiano, ho dovuto riallacciare un bel po' di contatti. Una cosa tira l'altra. E non vi mentirò. Sta succedendo qualcosa. In giro si sentono delle strane voci. Voci che, ahimè, non arrivano neanche alle mie orecchie. Una di queste proviene da non molto lontano da qua. Avete presente la zona delle Golden Field? Vagamente. Sapete che è una zona collinare fuori Waterdeep, non eccessivamente lontano, a cavallo verrà 5 giorni. Beh, sembra che in quella zona siano scomparse delle persone. Un villaggio, direi. I responsabili, beh, io so esattamente chi sono. Sono dei giganti, un clan. E sono spinti... addirittura a distruggere una delle grandi fattorie di quella zona. Inoltre, guarda Vormark. Mi infilo nella discussione. I loro comportamenti sono anomali. Corretto.
non so se li conoscete bene come creature. Quelli più comuni sono i giganti delle colline, sono abbastanza stupidi, ma questi, beh, sono organizzati. Potrebbe dire gerarchia militare, cosa alquanto strana. E beh, taglierò corto. Io sono venuto qua perché ho bisogno che qualcuno vada a vedere. E attualmente mi fido di voi. Gli arpisti, come anche le restanti città, vorrei evitare che sappiano di questo. E perché mai? Beh, Mastro Rauk, se è vero che i giganti si stanno organizzando e sono diventati così tanto spavaldi da combinare una cosa questa, beh, potrebbero anche puntare a qualcosa di più. Cavendish, non sarebbe il caso di comunicarlo a Lady Silverhand e a sua sorella? Potrebbe essere il caso. Magari ci penserò io tramite un messaggio, magari un inviare. Ma non voglio che si crei il panico. Non sono esattamente creature da sottovalutare. Insomma, ci stai chiedendo di andare a indagare e attestare quanto ciò di cui avete sentito è vero? Ovviamente mi riferisco a un possibile qualcuno che li sta organizzando? Qualcuno così ci deve essere per forza, signorina Felaya. I giganti sono stupidi, almeno quelli delle colline. Non è assolutamente una cosa normale. Vorrei evitare che in un futuro Waterdeep possa essere minacciata da un esercito di creature, visto che, beh, abbiamo avuto la possibilità di stare abbastanza vicini alla loro casa. E ce ne sono, anche piccoli. Quando cresceranno, beh, capisce forse dove voglio arrivare. Prima però dobbiamo assicurarci di constatare, anzi, di trovare delle prove al riguardo, giusto? Assolutamente. Le prove? Un villaggio intero è sparito. Che altre prove ci vogliono? Distrutto, per la precisione. C'erano poi nelle recinzioni grandi quanto quanto case. Perdonatemi, ma c'era bisogno di due persone per comunicare questo messaggio. Nessuno è riuscito, a quanto pare, ad allontanarsi da quel villaggio. No, intendo dire, perché siete in due adesso? Perché probabilmente se fosse venuto solo il cuore d'ebano io l'avrei presa a calci nel sedere. Questa è un'ottima opzione. Più che altro, beh, come ho detto, da quando sono uscito sto riallacciando alcuni contatti. E in più, beh, cava a casa. Voi sapete che sono di Waterdeep, no? Myrth non sa nulla. Gli arpisti non sanno nulla. Nessuno sa nulla. Lo sappiamo soltanto noi. Vi chiedo questo favore. Essendo che io in primis non posso metterci mano. Sempre se ve l'ha sentito, ovviamente. E guarda Vormark, lui è interessato, visto che in quella zona è sparito anche un nano che conosciamo. Ti lancio un'occhiata a Rauk quando dice questa cosa, però poi torna a guardarvi tu. Chi è questo nano? Suo nome è Dorn. E beh, viene da Sundabar. Ti guarda in questo momento, Rauk.
Io lo guardo fisso, proprio negli occhi. Un nano di Sundabar che si trova lì? Sì. A quanto pare in questi anni i nani di Sundabar hanno trovato modi alternativi di lasciare la loro roccaforte. Sono sicuramente autosufficienti, ma fino a un certo punto. Probabilmente stavano cercando qualcosa. E da Silverimon hanno detto che un gruppo di nani sono diretti sulla Costa della Spada. E a quanto pare sparite a un certo punto. La loro tappa erano proprio le Goldenfield. Guarda caso. Ecco un altro motivo. Sono da voi. Guarda proprio te, Rauk. Io sono lì. Poi guardo a terra. Abbasso proprio lo sguardo e guardo le mie mani. Stringo i pugni. Se quello che dice è vero, umano, io lo farò. Se ci sono dei fratelli di Sundabar, io li troverò e li salverò. Questa volta. Abbassando di molto il tono della voce. Inclino un attimo la testa a queste parole, ma non proferisco un fiato. Hai detto che Mirth non ne sa nulla, vero? No. Un altro motivo per cui vorrei evitare che la voce si sparga è appunto per evitare che quello che penso succederà in futuro venga come messo in secondo piano. Non voglio che la gente inizi a parlare di possibili attacchi da parte di giganti alle fattorie più vicine alle città o eserciti che stanno preparando, mentre qualcosa di marcio potrebbe nascere e appunto non essere notato. Sto indagando con alcuni colleghi. Vi chiedo questo favore e se mai dovessi scoprire qualcosa, voi sarete le prime persone a cui riferirò. Isabel lo osserva per diversi secondi stringendo gli occhi, sondando un po' la sua espressione, il suo atteggiamento, ponderando ciò che ha detto. Dopodiché guarda Rauk, guarda l'espressione che ha in questo momento. È molto preoccupato, ma sta guardando in basso più che altro, guarda le sue mani. Dopodiché Isabel si gira di nuovo verso Anton e semplicemente fa un cenno di assenso col capo. Accetto anch'io. E sono anche perché devo molto a questa città. E sono d'accordo sul fatto di non coinvolgere Mirth. Anche perché ormai ha una certa età e se non si è reso conto nemmeno di quello che stava succedendo al suo figlioccio, è meglio tenerlo lontano da certe questioni. Vorrei anche evitare di dargli ulteriori problemi dopo quello che è successo. E per quello che può per quello che vale, Maestro Rauk, a me dispiace veramente che lei abbia perso un compagno. Ascoltami, Cavendish. Come facciamo a rimanere in contatto? Se riusciremo a scoprire qualcosa, come facciamo a comunicarti? Lui, vedi che mette le mani dentro a questa borsa e ti passa una pietra. Allungo la mano. Non la voglio prendere, ma allungo semplicemente la mano. Vedi che guardandoti Rauk la passa a Vormark. Vormark, vedi subito che è una pietra parlante. Vedi che c'ha la faccia di... Non ho capito. Sai già come funziona, l'ha già usata. Dopotutto sarò la vostra guida.
Assolutamente sì, lui conosce quella zona, l'ha già vista. È abile. Vi saprà dare una mano. Quando scoprirete qualcosa, beh, chiamatemi. Se avrò la possibilità risponderò immediatamente. Ah, altra cosa. Nel caso dovesse essere un lavoro più lungo di quello che immagino, avete la completa libertà. Vi chiedo però di indagare a fondo. Certo. Ma quindi Cavendish, questo ragazzo è affidabile davvero? Fa un sì con la testa subito. Assolutamente. Dico in nanico. Più forte il rumore del martello quando batte, più debole il metallo che lo compone. E poi di nuovo in comune. Dovreste abbassare i toni con chi non conosce, Mastro Rauk. E invece è proprio per questo che li alzo. Perché è difficile avere fiducia di uno come te. Puoi prendertela se vuoi, ma la tua gente, o almeno una parte della tua gente, ha fatto davvero del male alla mia. Tu sei sbucato qui dal nulla, accompagnata da un umano certo importante, ma non è che ha goduto di un ottimo presente. Vedi Anton che sembra un attimo paziente da questa cosa. Oh, avanti, Mastro Rauk. Ci sono dei drow che hanno fatto grandi cose. Il popolo, sì, è il popolo che è. Ma non si può dare la colpa a tutti per gli errori di alcuni. Signor Cavendish, parte del mio sangue è sporco. Ed è così, e non cambierà le cose. Né addolcerà la pillola. È da quelle brutte cose che citi, Mastro Rauk, ho avuto anche io delle perdite. Le abbiamo avute tutti. Per questo oggi sei con noi e non con loro. Ma la fiducia è una cosa che si guadagna col tempo e non perché ti ha raccomandato un umano. Io mi sono fatto da solo, Mastro Rauk. Vedremo cosa saprei fare con noi allora. Oh, andiamo, siamo tutti arpisti, vediamo di darci un taglio. Allora quando si parte? Quello dovete deciderlo voi. La zona in questione è... Poi si gira. Beh, lo sa lui. Ci penserà lui a farvi strada. La domanda l'ho fatta infatti guardando dritto. Ah, ok. Lui... Allora Anton dice, beh signori, allora vi lascio organizzare. Lui pronuncia un incantesimo, vedete che le dita si illuminano, disegna una runa, prende l'aspetto dell'halfling, poi... Beh, allora ci vedremo forse in futuro. Buon proseguimento. Dovrei prendere un po' di petto quasi faccio uno scatto per prenderlo e lo scosto un po', lo porto un po' lontano da noi. Ma chi? A Cavendish. Ah, ok, allora mentre si sta trasformando lo prendi, lui tipo... Prego. Tuo figlio. Lui è qui. Cerca di fare il padre. E lo lascio andare. Però Robert non voglio farmi sentire da questa... Robert non è qui. Robert non è più a Water. In questo momento. È partito, ragazzo. Okay. Sì, è Neverwinter. Sta svolgendo, diciamo, un incarico. Il suo apprendistato da arpista deve continuare. Una di quelle voci me l'ha riferito. E fa un po' un sorriso quando lo dice. Cerca di stargli vicino. Proverò. Ma non voglio metterlo in pericolo. Se è veramente bravo, come mi dicono sia, sicuro che mi troverà da sé. Detto questo, se posso, si sistema il colletto, vi lascio ai vostri affari.
si trasmuta in questo piccolo halfling. Signori, buon lavoro. Ci vedremo forse in futuro. Buona giornata. E vi guarda. Guarda te, Rauk. E guarda Vormark. Cercate di andare d'accordo. Questo piccolo halfling si cammina proprio in modo completamente scomposto rispetto a prima. E si allontana. Isabel gli fissa la schiena un po' con un'espressione un po' strana. Apprensiva forse, preoccupata, non sapete bene decifrare questa cosa. Dopodiché ritorna a fissare Vormark seria. La soluzione migliore è partire subito. Prendere dei cavalli e cavalcare verso Amphail. Da lì ci potremmo rifocillare e ad est per le Goldenfield, seguendo il fiume d'Esserin. Master, che ore sono in questo momento? Saranno le 10:30 di mattina. Va bene. Dovremmo fare circa 4 fermate. Dovremmo essere pronti forse in un paio d'ore. Guardo i miei compagni. Com'è? Un paio d'ore. Il tempo di tornare a casa, prendere lo zaino e sono pronta. Sì, penso che ci metteremo anche meno, Isabel. Io ho già la mia armatura addosso. Il tempo di prendere le armi e si può partire. Andrò a prendere i cavalli allora. Io avrei bisogno di un cambio se dobbiamo viaggiare, dunque un'ora. Sì, Porta Nord, quartiere dei campi. Andata. E Isabel, senza dire nient'altro, esce fuori senza neanche salutare Vormark. Anche invece si avvicina un'ultima volta alla lapide di Kensha. Casterà Mending, anche se non ce n'è bisogno. Farà questo gesto e la lapide si illuminerà un attimo. Ma poi uscirà anche lui e andrà a casa. Vi dividerete. Tornerete nel vostro appartamento. Ci metterete all'incirca un'ora a piedi. Comunque Waterdeep è sempre bella affollato. Entrerete nella vostra casa. Prego. Isabel semplicemente andrà al piano di sopra, dove in camera sua si preparerà per il viaggio, togliendosi, diciamo, il suo solito completo, gonna e soprabito per mettersi qualcosa di più pratico, pantaloni, un soprabito da viaggio, queste cose qua. E nel farlo poi entrerà un attimo nello studio per prendere le ultime cose e nell'angolo c'è una tela che si sta asciugando, nell'angolo ce n'è una invece poggiata sul cavalletto. Quelli sono stati i suoi modi per superare il lutto in questi mesi. Se volete ve le descrivo anche se oltre. Vai. Una è fatta, quella nell'angolo che si sta asciugando, che è stata messa proprio nell'angolo più remoto dello studio, quasi nascosta, è fatta di colori cupi in cui prevalgono il nero e il rosso, e c'è una figura umana a mezzo busto, ritratta a mezzo busto al centro. I vestiti e le mani sono chiaramente quelli del finto Cavendish nella sera in cui era del ballo,
ma il volto è semicancellato, come se fosse stato passato un colpo di spugna sopra. E al suo posto Isabel ha disegnato, con delle pennellate molto grossolane, quasi infantili, un grande occhio centrale e altri 6 piccoli occhi di lato. E sì, diciamo, l'effetto finale è molto molto inquietante, per questo è stata accantonata nell'angolo dello studio. La seconda invece, che è sul cavalletto, non è ancora finita, ma il soggetto è chiaro. I colori sono molto invece placidi, chiari, toni dell'azzurro, dell'ocra, del bianco. Al centro c'è una figura maschile, ripresa stavolta per intero e di spalle. La scena è su una spiaggia al mattino presto e l'uomo sta camminando verso l'acqua, ha già un piede dentro l'acqua mentre l'altro è ancora sul bagnasciuga. E anche se la figura è abbozzata dal modo in cui è in piedi, dal modo in cui sta in piedi, è in maniera un po' curva e scomposta, si capisce che è Geisha. Isabel guarda questa tela per qualche minuto, dopodiché si gira e chiude la porta dello studio a chiave, come fa di solito quando esce di casa, e scende. Ok, altri due nella loro stanza, cosa combinate? Allora, io entro nella stanza, non ho sistemato la spalliera del letto, si vedono ancora i segni delle bruciature di ghiaccio di quel giorno, quasi come un ricordo di quel richiamo che non ha più sentito. In realtà in cuor suo sapeva che prima o poi sarebbero dovuti uscire da questa situazione. Il suo zaino in realtà è già pronto, ma è aperto. Prende un cambio di abiti da battaglia e li mette dentro la borsa. Si guarda intorno e lei aveva qualche sacco per allenarsi e un palo di legno abbastanza robusto. E tutte e tre queste figure d'allenamento sono completamente distrutte da artigliate e da altre cose brutte. Non ha ancora avuto il coraggio di cambiarli e ogni volta che esce lancia uno sguardo a tutti questi oggetti che le ricordano quel giorno. Quindi si preparerà, darà una lucidata al maglio, come fa ogni volta prima di partire, e poi scenderà. Che invece nel suo laboratorio, nel luogo dove lui si sente più al sicuro probabilmente al mondo, dove lui si sente che libero. E lì, dato che ci metteremo un'ora, Rauk sta lavorando su qualcosa, qualcosa di pietra, non dirò adesso cosa. Aspetterà di essere chiamato dai suoi compagni quando hanno finito e poi semplicemente li raggiungerà per uscire. Non ti sentiamo. Finirete per poi avventurarvi di nuovo tra le strade di Waterdeep e raggiungere la porta nord. Farete attendere molto il vostro nuovo compagno, perché le strade sono veramente, ma veramente piene. Anche se, anche raggiungendo la strada principale andando dritti, c'è molto traffico. Intanto tu, Vormark, sei alla porta con i 4 cavalli già pronti. Sei in attesa già da un po', quasi 2 ore. Vedi che ancora i tuoi compagni non si vedono. E tutto procede bene, eh? C'è giusto un filo di freddo, giusto a fine inverno. Ad un certo punto un brivido più intenso. Trano.
inizi a sentire il cuore che ti batte più forte. Come un attacco d'ansia, quasi. Intorno a te si fa silenzioso, se non fosse per un rumore di zampe. Come darà quelle di un ragno. Lo senti, ti giri e noti che vicino al muro della stalla c'è un piccolo ragno che si muove, troppo distante per essere udito. Questo ragno cammina sul muro, poi si ferma. E in un momento vedi che proprio gira la testa. E tuo cuore batte più forte. Non me ne sono nemmeno reso conto, mi sono avvicinato. Quasi richiamato da questa cosa. Mi rendo conto di essere vicino all'essere. Serro il pugno e lo colpisco con tutta la forza che ho in corpo. Lo fai. Crei un piccolo foro nel legno. Che goccia di sangue. La sensazione termina, ma è come se non termina istantaneamente, si affievolisce sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a che, ad una certa, non senti dei passi dietro di te, senti tutto il brusio lì alla porta nord. E nel momento in cui ti giri vedi i tuoi compagni che sono lì, con zaini e borse, tranne Felaia che è appena partita, decollata. Oddio, no! Io sono così, mi si vede. Ti vorrei aggiungere un dettaglio, se mi è possibile, che vi arriva direttamente da Salvatore. Le vene del braccio dove ho colpito il ragno per forse un momento, forse più, poi mi dirai tu. I capillari è come se si fossero scuriti a formare quasi una tela. Notate comunque, man mano che vi stavate avvicinando a lui, che il vostro compagno dà un pugno a questo muro di legno. Non sapete il motivo. Poi nascondo il braccio sotto il mantello. Scusate, il modem. Vai, tranquillo. Senti alle tue spalle, Vormark. Mi giro a tre quarti. Ce n'avete messo di tempo? Beh, la strada da casa nostra a questa porta è lunga. I Drey erano tutti occupati? Vedi che non ti rispondo, alzo soltanto un sopracciglio. Io, Master, vorrei guardare il legno dove ha colpito. Il colore del sangue è rosso. Sì. Io fisso lì. Mi fai, Rauk, un test di percezione. Arrivo subito. 23, ok. Boia. Nel guardare il foro, noti che c'è un rimasuglio di qualcosa, ma non sapresti dire come. Disintegrato, vedi? Non sembri un tipo molto paziente. No, pazientissimo. Ho preparato già i cavalli sellati. Sono delle belle bestie. Avete tutti esperienza con i cavalli, giusto? Io abbasso un po' lo sguardo, però sì. È davvero una domanda questa? Sì, lo è. Isabel,
spalanca un attimo gli occhi, poi distoglie lo sguardo. Non risponde. Sì, questa volta sono d'accordo con te. No, lo fa in maniera un po' come se fosse... come se provasse un po' di vergogna. Beh, dato che è un viaggio comunque importante, sarebbe stato comodo un carro. Signor, zero pazienza. I carri sono più lenti. Non fa niente, va bene così. Se non se la sente, signorina Isabel può cavalcare con me? No, no, va bene. Bene. Estraggo due spade dalla cinta, una a destra e una a sinistra, sono due scimitarre. Non sono delle scimitarre classiche, hanno il lato debole, non curvo. Quella che invece è curva è solo la lama. E le metto, le inserisco nella... le assicuro accanto alla sella. E mi metto a cavallo. Monto anch'io a cavallo e poi aggiungo. Combatti con due armi, eh? Insolito, ma molto efficace. Insolito non so, ma sì, efficace. Ok. Io semplicemente cerco qualcosa per riuscire a salire sul cavallo, una scaletta, qualcosa. Monterò su. Anche Isabel monta su con un po' di fatica, ma monta su. È giusto, perché è una cosa utilizzata pochissimo, addestrare animali. Mm? Non lo usiamo mai. Fanno tutti? Tutti? Se sali a cavallo, sì. Ok. Animal handling. Non è difficile. Perfetto. Sì, ma i dadi sono romantici. Non è vero. E se falliva il ramingo, potevate abbandonare la missione? Sì. No, okay. Sono stato tentato di come hanno detto in chat. Preferisci un rialzo, mastro nano? No, pensavo mi gioco ispirazione. No, no. Va bene. No, non ho capito quella del nano. Volevi aiutarlo? No, no, no. Cheat, signore Ianelli. Ah, esatto. Ok, va bene. Tutto bene, i cavalli vedete che sono abbastanza mansueti, si fanno cavalcare senza problemi. E partite alla volta della vostra primissima tappa. Lasciandovi alle spalle il rumore di Waterdeep e inoltrandovi nelle campagne. Ora. Visto qui. Viene da Sundabar. Viene da Sundabar, Mastro Rauk. Te ne sei accorto della mia armatura di pietra? Sì. Hai avuto mai a che fare con Nesme? No, perché? Perché è da lì che vengo. Venivo. Mi correggo subito. Se sapete, penso, lo sappiano tutti, voi non lo so, che è stata completamente distrutta durante la guerra delle Marche d'Argento. Io ti faccio la domanda e suppongo che questa è la risposta. Cioè? Appunto, dico, che cosa è successo? Durante... la guerra delle Marche d'Argento si è oscurato tutto. Notte perpetua. E dei drow hanno attaccato la città. Uno di loro in sella ad un drago bianco. Un drago bianco? Un drago bianco. Tu
purtroppo la guerra delle Marche d'Argento è un tasto molto dolente. Tutti hanno perso qualcosa ed è un'alleanza debole. E i risultati si sono visti. Non c'è mai stata alleanza, Mastro Nano. Tutti hanno combattuto per il proprio tornaconto, laddove ci sarebbe potuto essere un'alleanza. Il risultato sono stati umani e nani che l'hanno pagata più cara di tutti. E altri che non hanno avuto il coraggio di pagarlo. È la politica, Master Raok. Non si possono nemmeno biasimare. E tu ti trovavi lì? Com'è stato vedere la tua gente fare quello che fa di solito? Non è la mia gente. Non più di quanto lo sia per lei. E indico con la testa Isabel, la gente di Silverimon. O sbaglio? Questo? Raok, l'appartenenza è un discorso molto difficile per noi, per quelli come me e come Vormark. Dunque, associarci alle azioni di un popolo o dell'altro è, come ha detto anche Cavendish, inutile. Non so se si può ritenere inutile, dato che quelle sono le tue origini. Non dico che il ragazzo sia d'accordo con quello stile di vita, però purtroppo nel suo sangue c'è anche quello. Quindi non so com'è stato per lui vedere quella gente fare quello che fa dal vivo. Io credo che noi siamo formati dalle nostre esperienze più che dalle nostre origini. Sono cresciuto tra i nani, Mastro Raok, come lo si evince dal mio nome. Nani, stessi nani che si sono rifugiati a Sundabar dopo la distruzione. Vorrei proprio conoscerli. Anche io, anche a me piacerebbe rivederli. Ma non è possibile. Mettiti nei loro panni. Che grande sacrificio accettarti, crescerti, credo, e darti addirittura un nome nanico. Devi aver fatto qualche tipo di impressione su di loro, ragazzo. Non saprei. Magari Moradin ha illuminato i loro cuori. Speriamo che sia stato davvero Moradin e non qualche altra entità. Sbuffo. Do un colpo di tacco al fianco del cavallo per accelerare. Sto tenendo un'andatura abbastanza spedita. Se riesco, io cerco di raggiungerlo, ovviamente con risultati variabili. Sei mutato. Sarai l'ultima della fila, probabilmente. Claro. Vedi? Raok è forse quello più preparato. Sì, vorrei provare a raggiungere Vormark, se ce la posso, se ce la fare. Non penso siate eccessivamente lontani, cioè siete lì, al massimo a quei 3-4 metri di distanza. Ma sì, poi se vedo che sta cercando di baccamenarsi, do una rallentata. Mi faccio affiancare. Allora ti raggiungo e dico semplicemente, cercando di non farmi sentire da Raok, dico non farci caso, è spesso così.
un po' troppo nanico, se vogliamo. Non mi dispiace, sono... È una brava persona. Sono abituato. Era una costante, Annesme, ma i nani sono così. Quando capirà con chi ha a che fare, cambierà tutto. Lo capirà, fidati. Se, e qua ti guardo con sguardo fisso, estremamente serio, se sarai una persona di cui ci si può fidare, naturalmente. Non prima di aver giocato un paio di volte a fai incazzare il nano. Era uno dei miei giochi preferiti da ragazzino. Non te lo consiglio con lui, ma a ciascuno il suo. Dovresti tenerti un po' più sulla punta della sella. Sei troppo indietro. In questo modo le staffe non fanno presa. Cerco di sistemarmi un pochettino meglio, in maniera un po' goffa. Grazie. E un paio di pantaloni sarebbero molto più comodi per viaggiare. Ce li ho i pantaloni in realtà. Ah, ce l'ho, ok, pensavo fossi con la gonna. No, Isabella è vestita con... All'inizio sembrava una gonna, ma poi ti sei reso conto che erano pantaloni. Ok. sì. Ok. Nel giro di... un giorno e mezzo, la strada è abbastanza tranquilla. In lontananza vedete il piccolo villaggio di Anfail. E vi posto, se ovviamente lo trovo, questo artwork. Vedete anche i vostri simpatici token che dovreste poter spostare. Yes. E arrivate alla, praticamente verso la fine del secondo giorno, diciamo così. Nel mentre avete trovato da accampare. Ora, cosa volete fare? Allora, basicamente, sicuramente, trovare delle stalle. Perché i cavalli si devono riposare per bene, stare sfamarsi, stare bene al caldo. E di questo me ne occuperò io. Ok. E nel gli dirò, vado a cercare delle stalle. Ci dovrebbe essere, se non sbaglio, una locanda dopo la piazza sulla destra. Potremmo intanto andare a sentire qualcosa lì. E non allora... fatevi spennare. Non ti preoccupare. Ti precediamo allora. Andate pure. Sei sicuro che per te sarà tranquillo andare in giro da solo? La gente... Poi mi fermo lì. La gente vuole i soldi, Raok. Se sono disposto a pagare e non a scuoiarli vivi, magari non avranno problemi. Se dovessero avere problemi, un paio di calci in culo è sempre la cura migliore. Magari evitiamo di iniziare a creare dei problemi. Siamo tutti arpisti qui, no? Sì, sono un arpista, non un cherichetto. Raok, senti proprio... lo dico soprattutto un a te. Nanico. Un fare zero elfico. Esatto, un fare nanico. Me ne sono accorto. Beh, se Cavendish l'ha raccomandato, vuol dire che sa il fatto suo. Adesso vedremo cosa è questo fatto. Ci vediamo in taverna allora, cuore d'ebano. A dopo.
Ok. Tranquillamente, Warmark, troverai la... una stalla dove lasciare i cavalli. Te la caverai molto, molto tranquillo. Una... 2 monete d'argento per la notte, giusto? Tutti voi? Invece, cosa volete? Dove volete andare? In piazza? Dove presumibilmente c'è un ver. Diciamo dove c'è stato indicato la Vormark. Esatto, andremo dritti alla taverna. Ok. Vi dirigete verso il centro del villaggio e notate che nella piazza vi è questa taverna che è alquanto strana. Sembra come se fosse stata costruita alla base di un albero. C'è la base dell'albero, ma non continua. È tagliata. Ok. È circolare. Vedete un'insegna? La radice. Ok. Ma è bella grande o è una grandezza? No, è una normale. È molto piccola, non è grandissima. Questo posto mi sa di elfi. Beh, finché non troviamo nulla di meglio. Ma ci pensate che se non fosse arrivato Cavendish saremmo rimasti ancora chiusi in casa? Cerchiamo di prendere un po' la positività di quello che è accaduto. Onestamente ero stufa di sfogare la mia rabbia su dei manichini. E per futili motivi. Non credete? Sì, direi che è un cambiamento ben accetto sotto certi punti di vista. Il dolore è una cosa che va affrontata, però, Felai. La vita per noi va avanti. Certo che Ensha ci ha lasciato tanto da cui pensare. Ma non doveva aspettare l'arrivo di un umano per riprenderti. Questo è stato uno sbaglio. Oh no, non è una ripresa, è solo un nuovo inizio. E poi a noi non ci ha lasciato nessun pensare, ma soltanto delle cicatrici di cui dobbiamo occuparcene noi. Quando mi sembra che ognuno di noi ha già le proprie. Gli porgo rispetto. Mi manca come manca a voi. Ma è semplicemente un'altra cicatrice che ho addosso. E dovreste anche voi iniziare a pensare così. Altrimenti rischierete solo che la vita. Adesso abbiamo questo cuore d'ebano con noi. Spero che non ci creerà problemi. È un tizio strano, un nome nanico. Sembra uno che si è il fatto suo, per ora. Non mi affretterei con giudizi che sono non veritieri e poco giusti. Non veritieri? Quel ragazzo è sopravvissuto al giudizio dei nani di Sandabar. Allora direi che è qualcosa. Assolutamente. Perché prima di continuare a blaterare su una figura che ci è stata presentata da qualcuno di cui sappiamo delle sue doti e che si circonda solo di gente capace, aspettiamo di vedere prima quello che sa fare. Certo. Altrimenti stiamo solo qui a perdere tempo. E mi inizio a incamminare verso la taverna. Ma dobbiamo tenere gli occhi aperti, Felaia. Hai visto come ha reagito? Per un attimo che ci ha aspettato. Ha colpito il legno
e si è fatto del male. Non so se è una persona che sa controllare le sue emozioni. I sangue misti, guardo Isabel, non tutti ragionano allo stesso modo. Io me la ri... mi fermo, vedi che la coda si agita vorticosamente, inizio a ridere e ti giro. Stai seriamente dicendo a me di stare attento a qualcuno che non sa controllare le proprie emozioni? Mi stai sottovalutando? No, lo dico perché mi fido di te, Felan. È solo per... allora... Sì? Vai, vai, vai. Lo dici solo per? È solo che c'è della ruggine addosso, era tanto che non ci muoviamo. Quindi dobbiamo fare attenzione. Lo dici soltanto per quello che rappresenta. Se è per questo, quando vedi me, dovresti spaventarti molto. Quindi... All'inizio è stato difficile accettarti. È vero. Ma abbiamo combattuto tanto insieme e abbiamo provato anche l'ebbrezza di diventare statua di pietra. È una cosa che ci ha avvicinato parecchio ormai, Felai. Gradirei di non ricordare quei momenti così poco eroici. E comunque questo a conferma di quello che ho detto. Che noi siamo prodotti dell'ambiente circostante. E non delle nostre origini. Dopodiché, senza aspettare risposta, apro le porte della locanda. Quando apri, l'ambiente che vedi è a grandi linee questo. Una leggera musica e svariati odori. Al bancone vedi un uomo, una folta barba. Non c'è tanta gente attualmente. Te ne saresti aspettata magari di vedere di più. Di vederne di più. L'uomo si gira, spalanca gli occhi. Oh! Buonasera. Prego, entrate pure. Salve. Tutto tipo. Buonasera. Voi non siete contadini, deduco. Vedete pure, cosa vi porto? Ci servirebbero delle stanze. E... Poi guardo gli altri, se vogliono aggiungere altro. Le stanze è per 4. E da mangiare, che cosa ci consiglia? Oh, qua c'è un po' di tutto. Se volete posso portarvi della carne, pesce, base ai vostri gusti. Abbiamo della birra, poi guarda Rauk. È buona, ma ahimè non è nani, mi dispiace. E allora non è buona. Cominciato con il piede sbagliato. Portami dell'acqua e della carne. E che la carne almeno sia buona. Oh, quella è buona, glielo posso garantire. Vedi che è un po' tipo... un po' imbarazzato. Ah, e per quanto riguarda la camera, ahimè, ne abbiamo soltanto 3. Giusto? No, una. Ah, una. È abbastanza grande da ospitarvi tutti, ma... Vi guarda. Siete in 3, no? Siamo in 4. Oh. Gli umani, servizio pessimo. Non mi aspettavo di bene. Mastro Nano è una taverna umile in un villaggio umile. Vedi che sembra un attimo un po' trattenersi. Se le va bene, ottimo, altrimenti, mi dispiace. Quella è la porta. No, bravo. Va bene. Ottimo, va bene. Ragionamento. Devi capire invece. Gli metto la mano davanti alla bocca a Rauk, proprio così. Va benissimo. Io dormirò vicino alla porta. Non mi dà problemi. Ah, e io gradirei del pesce. Per favore.
e per un secondo le mie iridi prendono la forma di quelle da rettile, ma solo per un secondo. Vedi che in quel momento probabilmente non ti stava guardando negli occhi. Stava guardando un po' tutti. Per quel secondo probabilmente non ti stava guardando. Bene, allora vado a preparare qualcosa e ve lo porto al tavolo. E vi fa il cenno di il tavolo più grande che c'è. Ok. Hai detto che c'è poca gente, vero? Sì, praticamente 2-3 persone. Vedi che sono contadini per lo più. Ok. Warmark, tu intanto hai già lasciato i cavalli a riposare. Praticamente la trovi subito la taverna. Dopo un paio di minuti entri e vedi che i tuoi compagni sono seduti a un tavolo. Abbasso il cappuccio, faccio un cenno al barista di saluto e gli indico il tavolo. E mi andrò a sedere. Ti guarda, poi dopo... Buonasera, benvenuto. Buonasera, sono con gli altri. Hanno già ordinato? Sì. Lei che cosa desidera? Carne. Li guardo un attimo. È una birra. Nanica, se c'è. Rimane un attimo sorpreso. No, ahimè, come il suo compagno ha scoperto, non ne abbiamo. Birra nanica. Abbiamo della birra, ma non nanica. E allora non è birra. Dell'idromele. E due. Lui è tipo... idromele. Mi andrò a sedere al tavolo. Mentre ti allontani, senti che borbotta qualcosa, ma proprio a bassissima voce, e se ne va in cucina. Eccoci qua. Che posto, guarda la qualità di questo legno, scadentissima. Non vorrei mica trovare pietra ogni locanda. Non vorrei trovare pietra, ma qualcosa di decente. È un villaggio povero. Vormark, giusto? Sì. Esatto. Voglio togliermi subito il dente. C'è una sola stanza, però è abbastanza grande da permetterci di dormire tutti e quattro. Io dormirò a fianco alla porta. Se è un problema, posso dormire fuori. No, dormirei con noi. Né favoritismi né sfavoritismi. Su questa barca siamo tutti e quattro. Ah, ma capisco che inserirsi in un gruppo già formato sia particolare. Per cui non mi lamento. Non è il caso. Direi che possiamo dormire tutti quanti nella stessa stanza. Va bene? E a proposito, tiro fuori dal mio zaino 4 statuette. Sono le classiche statuette che Rauk dà sempre prima di ogni missione. Le consegno alle mie due compagne. C'è una dove Isabelle sta dipingendo, che è la cosa che ha fatto di più in questo periodo. Il suo sguardo però non è con quel sorriso felice con cui l'aveva ritratta l'ultima volta, ma piuttosto cupo. E poi c'è Felaya con una faccia arrabbiata, che sta mostrando gli artigli della sua statuetta. E poi passo un'altra statuetta al nuovo arrivato. Un cappuccio però copre tutti i suoi lineamenti. E sul petto una piccola macchiolina nera all'altezza del cuore. Ha soppeso. Un lavoro di fino. Un lavoro da mastro. Se hai conosciuto i nani di Sandobar, forse avrei sentito parlare degli Stonemaker. Loro sono in grado di farti collegare con la pietra, e la pietra ti proteggerà. Fallo con questa statuetta.
Interessante, fallo con questa statuetta e... E la statua ti proteggerà. Devo ripetermi? Ci senti con quell'orecchio o no? Non sono grandi quanto le vostre, Mastro Nano, ma ci sento perfettamente. Io mi tocco l'orecchio. Le mie sono orecchie normalissime. Tu guarda che posto con chi ho a che fare. Sì, delle orecchie, Master... delle orecchie più grandi le ho viste soltanto in Kalimshan. Ci guardo in Cagliesco. Più grandi delle mie? E vedi che effettivamente le mie sono... parecchio lunghe. Faccio un sorrisino di sbiego e guardo verso il bancone. Lascio cadere il discorso. È inutile che ti aspetti qualcosa, quell'umano è un incapace. Porterà della carne scadente e anche l'acqua sarà orribile. Quando dici questa cosa, vedi che l'uomo sta effettivamente arrivando con tutto quello che avete ordinato. Gli odori non sono affatto male, però. Non sono affatto male, infatti non te lo aspettavi, Rauk. Diciamo che gli avresti dato di peggio, diciamo. Però il servizio, vedi quello che ti trovi davanti, considerando il villaggio che è, c'era di peggio, ecco. Discreto, afferro qualcosa. Lui si mette il vassoio sotto il braccio e dice: buon appetito! E si allontana. Grazie. Come minimo ti ha sputato nel piatto. E lo dico addentando un pezzo di carne. È l'unico modo che ha per insaporire questi piatti, dopo tutto. Mangia. Master, domanda, ma è sera? Cioè, sì. O è imbrunire? Okay. No, è sera. Allora, mentre mangio, a un certo punto mi fermo. So che questo non è un villaggio molto grande, ma teoricamente a quest'ora, o anche quando siamo arrivati, non dovrebbero esserci più contadini? O comunque averli visti tornare? Sì. Al contrario. Al contrario, smettono di lavorare molto presto per poi tornare a casa prima dell'imbrunire. Però, non so, quest'ora dovrebbe essere un po' più vivace la taverna. Anche questo è vero. Beh, guardando il posto non mi sembra proprio strana come cosa. Rauk, sai di cosa stiamo parlando? Metti da parte i tuoi pregiudizi per un attimo. Volta, te lo diciamo insieme. E allora andrò a chiedere all'oste. Vai. No, vai. Insomma, semplicemente tiro, butto giù l'ultimo boccone di carne, do fondo al bicchiere di idromele e, asciugandomi proprio col polsino, mi alzo. E vado verso il locandiere. Perché qualcuno di voi non con lui? Andrò io. Così eviteremo altri problemi o altre parole di troppo. Brava, grazie Felaia. Mutato. Sei mutato. Vi dirigete dal locandiere. Lui attualmente sta pulendo il bancone di legno. Mi alza lo sguardo. Buonasera, signor. Marcus. Marcus. Sono stato spesso ad Amphael. Mi sembra particolarmente vuota quest'oggi. Vero. Non... spiegare bene il motivo. Solitamente ho più clienti, ma questa sera, boh, non lo so, sarà forse anche per le voci che circolano. Voci?
Che voci circolano? Ma qualcuno tempo fa, cos'era, 2 o 3 giorni fa, ha detto che era consigliabile allontanarsi il più possibile da queste zone, stare nelle città. Perché mai? C'erano pericoli, sembrava proprio uno che non sapesse cosa inventarsi, non è stato molto dettagliato. La gente qua si spaventa con poco, dopotutto non abbiamo delle mura. Appena ci girano delle voci, beh, diciamo che questo mondo è il mondo che è. Chi è dentro le mura, diciamo che può stare tranquillo. Chi è fuori in un villaggio come questo, beh, si spaventa con poco. Dopotutto non abbiamo delle guardie come a Waterdeep. È chiaro, ma si ricorda chi era questa persona? Era un nano, ma detta come va detta, non ho avuto modo di parlare con lui. Uno del villaggio, uno di fuori? No, un viaggiatore. Non ne capitano molti. Strano. Poi, per quello che è successo, un po' come a Phandalin, tutti i problemi che ha avuto tempo fa. I villaggi stanno un po' attenti. Brutta storia quella di Phandalin. Ma... abbastanza. Ma, vedi che proprio incalza. Come... lo dice a bassa voce, com'era la cena? Ha passato il test nano, per cui buona. Bene. Vedrete che la camera sarà altrettanto. E ti allunga una chiave. Non se la prenda. Prendo la chiave e passo. E gli passo una moneta d'argento. Grazie del servizio. Figuri. Considerate birra di importazione. Sì, penso che lo farò. Un po' imbarazzato, continua a lavorare. Mi allontano dal bancone. Sì, vai. Intanto Rauk, mentre loro stanno parlando, vedi Isabel che caccia fuori il suo piccolo sketchbook, perché lei oltre al suo album, diciamo al grimorio, ha anche un piccolo taccuino in cui si fa specialmente piccoli schizzi e incomincia a disegnare con la sua, evocando la Wizardly Quill, diciamo la mente manifesta. No, il carboncino è quella la penna, che però in questo caso è un carboncino, è una matita, insomma, c'ha a disegnare sullo sketchbook. Io sono molto curioso delle tue opere, di quello che fai, quindi un po' mi sporgo per cercare di guardare cosa stai facendo. Lei non te lo nasconde, vedi che comincia a delineare un volto e presto ti rendi conto che è il volto di Vorvark. È una cosa che fa sempre, lo fa con tutte le persone che incontriamo, le disegna i loro volti o le loro pose, i loro atteggiamenti, li fissa su carta così. Non è la prima volta che glielo vedi fare. Allora Isabel, che ne pensi del nuovo arrivato? Vedo che già lo stai disegnando. Spesso sulla carta compaiono cose che non si vedono a vista. Al momento non so cosa pensare, Rauk, se devo essere onesta. Ho troppi pochi elementi. Sappi però che mi affiderò molto al tuo giudizio. Lui è la cosa più vicina, per quanto possa essere strana, a quello che sei anche tu. Il mio è più un pregiudizio, lo so.
Quindi è importante il tuo parere. Non avevo mai incontrato uno, onestamente. Waterdeep ha una grande varietà di razze, come hai potuto ben vedere, ma come lui non ne ho mai visti. Quindi anche per questo non so cosa pensare. La vostra specie in genere è molto particolare, nasce da un'unione quasi impossibile di due creature diversissime. Sì, beh, poi le circostanze ovviamente sono diverse da persona a persona, anche per questo è... non so cosa pensare, perché l'esperienza di ogni mezzelfo è molto diversa. La sua però... Vai, finisci, scusa. Sicuramente non è per nulla analoga alla mia. Sicuramente la sua esperienza è terribile. Beh, non so, essere cresciuto da persone amorevoli come voi nani, e qua vedi che faccio un mezzo sorriso, un po' come se ti stessi un po' prendendo in giro, però comunque è genuino quello che lei dice. Infatti neanche lo capisco in realtà. Infatti quella è stata l'unica fortuna che forse ha avuto quel ragazzo, ma nascere da Drew sicuramente c'è stato qualcosa che... E lì si spegnerà. Beh, sono convinta comunque che quelli della tua specie abbiano avuto un grande ascendente su di cui, il che può essere positivo. Può? Sbatto il pugno, lo è! Sicuramente! Vedremo. I vostri compagni ritornano intanto. Non allungare così tanto il collo, Mastro Rauk, tanto non cresce. Vedendo che ragazzo, stai spiando nel blocco di Isabel. Guarda ragazzo, che se vuoi litigare possiamo farlo qui e subito, sai? No, non ce n'è bisogno. Considera una vittoria a tavolino. Pessimo oltretutto, guarda, si spezza soltanto toccandolo. Tocco questo legno che probabilmente è di scadente qualità e porto via un pezzo. Rauk, no, in realtà no. Distruggere i tavoli. In realtà, se toccando il tavolo, non è proprio di pessima qualità. Ci fai molta forza, si rompe. Però, no, in realtà è tenuta bene questa taverna, più di quel che pensassi. Rauk, non tentare di distruggere i tavoli. Qui c'è la chiave. Se Isabel vuoi precederci per cambiarti, ti consiglierei di farlo adesso. Vedi che non alzo gli occhi dallo sketchbook. Come volete voi, ragazzi, andate prima voi se vi va. Perché non hai detto al caffelaio? Ti guardo male. Beh, se è così, allora andrò prima io a mettermi comodo. Andate pure, non c'è problema. Anche se devo essere onesta che una sana scazzottata non mi sarebbe dispiaciuta. Per c'è quello ci sarà tempo. Spero di no. Bene. E allora, se non vi dispiace, andrò. Vai. Non vai anche tu, Rauk? Sì, io sono stato proprio il primo ad andare. No, ok, tu sei proprio partito, ok. Dopo un po', Felaia, vedi che anche io chiudo lo sketchbook e... Allora, li raggiungiamo prima che si ammazzino a vicenda? No, non credo che ci sarà questo pericolo. Dici? Ne sono convinta.
Anche perché sarebbe soltanto che deleterio per quello che dobbiamo andare a fare. In più, mi avvicino a te. A quanto pare, qui non c'è quasi più nessuno perché qualcuno ha detto che era meglio se la gente del villaggio se ne andasse via. Un nano. Ah. Oh. Avevamo detto che erano passati dei nani da nani di della comunità di Sundabar. Oh. Uno di loro è scomparso. Dovremmo chiedere spiegazioni. Se mai li troviamo, ancora vivi e spero, sì. Comunque direi che è il tempo di andare. Domani ci aspetta un'altra lunga cavalcata e io personalmente preferisco stare a piedi. Però non c'è altra scelta. A chi lo dici? Dai, non è così difficile montare a cavallo. Io non mi so comportare con quegli animali, non lo so, non... è un limite mio. Secondo me dovresti provare ad essere più flessibile, come fai quando dipingi. Ci proverò. Dai, andiamo. Vi recherete chi prima, chi dopo, nella vostra camera. Lo spazio per tutti c'è. Ma sì. Diciamo che magari all'inizio farete un attimo più fatica ad addormentarvi. Poi la notte giunge. Andrà tutto bene. Una notte tranquilla. Io ti ricordo che sono vicino alla porta, eh? Sono proprio appoggiata alla parete. Ok. Una notte andrà tutto bene. Se non fosse a un certo punto della notte. Forma. Avvicinati un po' al microfono che ti taglia un po' le parole. Ora. Okay. Ora? Meglio. Lo avvicino. Forma. Non riesci a dormire bene. Sudi. Hai... non esattamente degli incubi. Ma vedi cose strane. A un certo punto spalanchi gli occhi. Sei nel tuo letto. Guardi a fianco, vedi Rau. Bello spanciato, dorme nel suo. Quando abbassi lo sguardo per vedere, cercare le tue due compagne, vedi Isabel nel suo letto. Di un'altra cosa. Che sul tuo petto vi è una taranta che ti sta guardando fisso. E dopo pochi istanti, dei sussurri incomprensibili. Rimango per un attimo paralizzato da questa visione. Porto la mano alla cintura, ma non ho il pugnale, le armi con me. Squadro questo essere. Distogli lo sguardo per cercare le armi. Ok. Guardi, non ci sono. Nel momento in cui torni a guardare, il ragno non c'è. Continui a guardare attorno. Vedi Felaia, che mette seduto. Con la testa china, attaccata alla porta. La stanza è completamente al buio, se non fu per quella tenue luce lunare che entra dalla finestra. In preda... più o meno a grandi linee sono le 3 e le 4 di notte. In preda alla sudorazione mi alzo, mi leggo i capelli, va bene meglio. E vado verso la finestra, spalancandola completamente. E prendendo di quell'aria fresca che entra. Okay.
Fai un bel respiro. Guardi attorno. L'intero villaggio è completamente buio, se non fosse per qualche luce accesa all'interno di qualche abitazione. Tu, Felaia, che probabilmente sei quella un po' più allerta, come sei sistemata, noti, senti qualcosa, apri un po' l'occhio, sei quasi in dormiveglia, e vedi il tuo compagno alla finestra. Sta prendendo fiato, quasi. Percepisci molto il fresco, visto che sei proprio parallela alla finestra. Senti l'aria fresca che ti entra dentro. Entra dentro camera. Sembra quasi nervoso. Ok. Mi sforzo, perché sono ancora nel dormiveglia, quindi sforzo proprio per aprire gli occhi, per riprendermi. E mi alzo proprio goffamente, quindi non nascondo il fatto di essermi svegliata. Riattiro proprio volontariamente l'attenzione. Rimango con le mani sulla finestra, volterò solo la testa. Sveglia? Ti ho svegliato. Ti ho svegliata. Sì e no. Diciamo che ero comunque attenta. Mi avvicino di più a te per abbassare la voce ancora di più. C'è solo qualcosa? Qualche incubo. Ne vuoi parlare? Fantasmi del passato. Vedi, il volto è un po' imperlato di sudore e a questa, diciamo, luce, non luce, la pelle sembra quasi eterea, come se non riflettesse tutta la luce della luna. La tua pelle ha delle proprietà particolari. Vedi che quasi avvicino la mano, ma mi fermo prima. Molto utile se fai il mio lavoro. Faccio due passi indietro, oltre la finestra, e nell'oscurità, fuori dalla luce della luna, non riesci a vedermi, quasi a vedermi. A quel punto proprio sbatto gli occhi, quindi riesco finalmente ad aprirli bene. E vedi proprio il senso di stupore nel mio volto. Wow, è veramente utile. Abbastanza. Ritornando alla finestra. Io invece ho ottenuto soltanto qualcosa di molto robusto e longevo. D'altro canto, anche io ho avuto un'infanzia in cui mi sono dovuta guadagnare sia il rispetto che il mangiare. Quindi un po' ti capisco. Oh, sangue di diavolo. Come si dice, no? Come ti chiamavano? In realtà è un po' diverso. Come vedi, i miei lineamenti sono un po' particolari. Nella mia terra, in realtà, mi hanno detto che sono sangue del drago di quella terra. Un modo diverso per dire la stessa cosa. Suppongo di sì, ma ho imparato a vedere questo vantaggio come un modo per farmi riconoscere e per farmi essere utile. Prendo la... come se la stessi soppesando con lo sguardo, dopodiché richiudo la finestra e lascerò solo una spanna aperta. Meglio che torni a dormire. Avrò il sangue elfico, ma ho bisogno di dormire. So che posso sembrarti indiscreta, ma
la questione dei giganti è pericolosa. Anche poter parlare di qualche incubo del passato potrebbe aiutarci a legare, ma non voglio forzarti. Sono creature pericolose, è chiaro. Avremmo modo di conoscerci sicuramente meglio, ma proviamo prima a portare a casa la pelle. Mi trovi d'accordo. Comunque, se mai dovessi aver bisogno d'aiuto, chiedimi pure senza farti problemi. Lo terrò in considerazione. Ora, oh, vedi che sbadiglio un po', torniamo a dormire. Facendo un cenno con la testa, mi dirigerò nuovamente verso il mio letto, non prima di aver guardato bene le coperte. Perfette, immacolate, non c'è assolutamente nulla. E mi rimetterò a letto. Grazie intanto alla Gilda del Vespro per il ride, grazie ragazzi. Grazie mille, pelle. Ti coricherai. Sembra un pochettino... non in ansia, però... agile. E alla fine di tutto, la notte concluderà. Per poi svegliarvi alle prime luci dell'anno. Prego. Sveglia? Io proprio solo la prima. Sveglia, su. Avanti. Sono già sveglio, Felaia. Non ho proprio chiuso occhio. Questo letto è troppo scomodo. Ah, sì? A me sembra che hai dormito anche fin troppo bene, Rauk. Come un sasso. Quella è una tattica nanica per non far capire ai nemici che Sis è fuori. E poi faccio per fatica ad alzarmi. Devo dire che il russare era molto credibile. Allora tu non hai dormito, sangue d'ebano, anzi cuore d'ebano. Come mai? No, ho dormito. Sognando... sognando il mio russare? Sognando una macina da mulino accanto al mio orecchio. Scoppio a ridere. Non capisco proprio di cosa parli. Prendo le mie cose e vado comunque subito in taverna. Se non fa scatenare una lita prima di... Ne vai a scatenare un'altra giù, praticamente. Beh, sì, sì, vai giù. Ok. Ma suppongo ci prepariamo tutti. Sì, 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 ci prepariamo e scendiamo giù anche noi. Non vogliamo evitare che questo posto... Non volete perdervi la scena? Sì. Non vogliamo che dopo, da chiamarsi Radice, non si chiamerà così di tale di nome e di fatto dopo, quindi... Prenderà una stella su Forgotten Advisor. Esatto. facciamo gli account per fare tutte le recensioni da una stella. Esatto. No, li fa solo lui. Solo Rauk. Solo Rauk. Va bene. Sì. Dunque. Scendete in taverna. Marcus, nuovamente è lì che vi osserva. C'è più gente del solito stamattina. Vi fa il cenno col capo. Sedetevi pure, vi porto qualcosa. Latte di capra, pane. Va benissimo. Anche per me. Guardate, Rauk. Suppongo che ci sia solo questo, quindi. Benissimo, dunque. Vedete che si gira proprio scocciato. Se ne va in cucina e dopo non troppo tempo vi porta
quello che avete chiesto. Vi porta anche della frutta freschissima, per l'amor del cielo. Vi è del miele. Del miele e mandorle, noci. Nelle ciotole, ovviamente. Beh, non capisco, Rauk, che problemi ti fai. Magari mancheranno dei prodotti eccelsi, ma il servizio non possiamo lamentarci. Il servizio comprende anche l'architettura della taverna. Guarda, è semplice. Si potrebbe recuperare più luce semplicemente spostando quella finestra da lì a lì. Non ci vuole un genio, però... Credo di aver fatto un errore. Meglio che stia zitta. Ormai è partito. La taverna è un posto importante per ogni città o villaggio che si rispetti. È un posto dove la gente si riunisce, viene a sfogarsi, viene a calmarsi dopo quello che gli è successo, e deve essere accogliente, deve essere invitante. E di solito allontanano i clienti come te. Perché mai? Io sono un cliente d'oro. Vado a lisciarmi la barba per cercare di capire cosa... Zero fucks given. Mangiate. Volete partire? Volete fare qualcos'altro? Che volete? Per quanto mi riguarda, premerò per partire. Okay. Io sono d'accordo. Sì, 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 anch'io. Semplicemente, Rocco, però, durante la colazione si è fatto prestare un foglio da Isabel e ha scritto tutte dei consigli che chiederà a Marcus per migliorare l'ambiente, per migliorare un po' la sua taverna. Isabel te l'ha prestato senza sapere che cosa tu stai... Le volte in cui hai capito che cosa volevi fare, vedi proprio che... Sì, dwarf advice. Quindi lascerai praticamente il conto sopra al foglio. Sì, questa è la mia mancia. Ah, ok, va bene, ok. Lo farai. Mentre uscite, magari potrete sentire, vedrete che Marcus raccoglie le monete e si mette a leggere questo foglio mentre la porta ve la chiudete alle spalle. Il viaggio, dunque, ripartirà alla volta delle Golden Field. Perfetto. E mentre il gruppo si inoltra nell'entroterra, da un'altra parte, una grande struttura di legno, veramente, ma veramente grande, con intorno desolazione, macerie, quelle che potevano essere delle case. E man mano che si avvicina, voci potenti, di quelle che sembrano essere risate, come se fosse una festa in corso. Ma questo si vedrà alla prossima puntata. Per stasera ci fermiamo qui. Perfetto. Oh no! C'è una bella festa tutta per voi. Porto un momento nel chatting. Eccoci qua. Potrei andare in stato di furia. Cosa? Che? Tengo a precisare che ovviamente l'avventura non è ancora partita, ma questa è la primissima volta che la mastero. Quindi per il futuro, nel caso, sapete. Come è andata? Ricordati di non portare dei nani alla taverna. No, devo fare degli NPC nani che giudicano Rauk. Così proprio. Bellissimo. Tu saresti un nano? Con quella barba? Rauk's Drag Race, ma... Ci starebbe tanto. Come RuPaul's Drag Race, ma c'è Rauk. No, ma ci saranno occasioni. Anche dalla chat, com'è andata? Io non posso seguire i miei commenti. Ti fanno i complimenti intanto. E io vorrei prima lasciare parlare gli altri.
Certo, assolutamente. I giocatori. Gli altri loro, ho detto. Poi all'ultimo. Flavia, prima le signore. Mi hai fatto saltare per aria quando è arrivato Cavendish, non me lo aspettavo. Perché ci sono stati, diciamo, un po' di rabbia repressa nei suoi confronti, non lo so. È difficile da giudicare. Poveretto, perché? L'esperienza non le è piaciuta. 0 su 10 l'esperienza di Candlekeep è stata... Ma di cosa sta parlando la nostra Flavia? Recuperate... Il curioso caso della Valle di Wisteria, lo saprete. Vero, vero. Su YouTube, sul canale dei Five Dragons Collective. Recuperatelo. Su YouTube. È stata un'altra tragedia in una taverna. C'è una playlist. C'è una bellissima playlist nel canale. Quindi andate a recuperare per sapere questi retroscena succosi. Dopodiché, vabbè, come... sessione introduttiva, bene, tutto bello, non vedo l'ora di raggiungere questo luogo dove ci sono non so se dirai la stessa cosa quando ci arriverai, ma questo lo vediamo. Bello il viaggio. Allora, io aggiungo solo una cosa sul recupero. La taverna di Wisteria è in piedi solo grazie a Isabella. Metti un Rauk, l'avremmo demolita a cazzotti. No, aspetta, non quella di Wisteria, quella là del... Ah no, quella della sessione zero, è vero. La sessione zero non è presente sulla... Peccato. Una sessione nell'Underdark, gestita da un Dwerger. Signore, il nano era tipo... Era cartocciato dalla sofferenza. Una grande opera di mediazione da parte di Isabel, che ha fermato il nano prima che sfasciasse la... Però dopodiché io vi posso solo dire che avevo la mappa di quella taverna e c'era tanta gente che poteva arrivare da fuori, quindi è meglio se non, non è detto che Rauk non sia tornato lì da solo. Questo è vero. Dubito. Nessuno lo dubito, però. Questo lo lasciamo ai posteri, diciamo. Per fortuna che c'era Isabel, perché Rauk era cartocciato e invece Felaia era tipo: si fa a botte anch'io. Comunque, ritornando alla sessione, il mood ci sta, è stato bello ritornare con questo party, quindi è proprio bello avere questa sessione in cui ti rimmergi nelle radici di questi personaggi, e ci sta che siano anche un po' cambiati dopo quello che è successo, magari un po' più, come dire, un po' meno giocosi come erano prima, magari anche un po' diretti, ci sta, anche perché la cosa è ancora abbastanza fresca e ognuno ha il suo modo di vedere quello che è successo, quindi suppongo che il resto invece tornerà a essere cacciarone come era prima. No, non l'ho detto, no. Però nel senso è bello, comunque il mood bello ci sta, sì, mi sono proprio risentito a casa, com'era quando c'è stato il finale. Mi fa molto piacere, sono contento. Allora, il nano invece, sentiamo, parte il giudizio sulla... degli umani proprio. Disonore sulla tua taverna, master stanco. No, okay. Io amo i nani, ragazzi, i nani, li amo la follia. Il mio nano era peggio. C'è da considerare che Rauk adesso ha un po' più di astio sugli umani dopo quello che un umano gli ha fatto, gli sta facendo passare, quindi è peggiorata la questione con loro. Comunque, da giocatore sono contentissimo di essere tornato a vestire i panni di Rauk e di aver di nuovo ripreso questo party, che per me è stupendo. Il personaggio di Sed si è pure ambientato bene,
Dobbiamo scoprirlo. Voleva litigare a tutti i costi. Rock si è trattenuto. No, non era litigare. Era sì. Disturba il nano. Fa incazzare il nano. Fa incazzare il nano. Fa incazzare il nano, è diverso. Rock l'ha capito, te lo dico. Sì. Però comunque l'avventura... Sono curioso di vedere dove va a parare. Ora questa è stata una sessione di... Insomma, riprendere un po' la forma, ecco, e di trovarci con il nuovo membro, con il... amalgamare di nuovo il gruppo, praticamente. Mi sono divertito un mondo, questo è ovvio, però voglio vedere come si svilupperà, c'è curiosità. Per quanto... ma non il meno importante. Per quanto mi riguarda, vabbè, io mi sono divertito molto. Non è facile entrare in un gruppo già formato in generale. Specialmente con un personaggio così che diciamo prende schiaffi lore, lato lore da tutti i lati. Ho tentato di come dire avere un lato nanico molto smorzato e quell'accenno, perché comunque voi non vuoi, io non sono d'accordo con il pensiero non di Flavia, ma di Isabel. Il sangue fa ed è innegabile. Però è innegabile anche che ci sia una contaminazione positiva da parte dei nani. E come ha dimostrato il caro Master, il sangue fa. Eh sì, ci sono un po' di troppi ranghi in giro. Un po'. Il master è stato bravissimo a limitare la sua descrizione. Se era un draw era anche peggio, secondo me era anche peggio se era un draw. Forse no, perché è un draw che gira, ma dico perché la dico, allora molti non hanno avuto chissà che reazioni perché hanno visto le orecchie diciamo da mezz'elfo, ma un draw superficie è visto proprio 10 volte peggio di lui. Anche gli occhi rossi, la carnagione è leggermente diversa da quella di un draw. Sicuramente uno che attira l'attenzione, ecco. Infatti mi aspettavo di prendere rissa ad Anfield da qualche parte. È anche vero che, essendo un villaggio piccolo di contadini appena vedono uno che già è armato, dicono magari... Sì. Magari meglio ti guardano male, ma meglio di no, esatto. Qua dice... c'è una domanda per il master. C'è già modo di sapere quando ci sarà la prima morte? Allora, in realtà, io vi dico, in base a delle scelte, potrebbe essere alla prossima sessione. Oddio... Perché questa bellissima avventura, per chi l'ha giocata, o meglio, per chi l'ha masterata, c'è una zona che è proprio... C'è scritto proprio nel modulo, acquistato su Roll, c'è le scritte nella modalità GM, che sono invisibili ai giocatori, li vede il master. Lì c'è proprio scritto un teschio. TPK. C'è proprio scritto TPK. Cosa? No, non è vero. Ah, ok. Non è vero. Okay. Ma posso garantire che è un TPK. Potete essere bravi finché volete, ma è un TPK all'80%. Allora, io ho il personaggio che è un frullino. Ovviamente avrete modo di capire che lì è un grande enorme. Scusa, Sed, tu quanti HP hai? 96? 92. 92. 92 se non erro. Not bad. È vero. Voleranno delle belle mazzate in questa avventura, ve lo posso garantire. Un potenziale di danno medio per un turno di circa 90 hit points. Beh, che dire. Sì, sì. Beh, che dire, signore e signori. No, comunque per quanto riguarda quello che è il discorso di Isabel sulle origini, puntini sulle i, l'intenzione era più che altro dire le origini non influenzano tanto quanto poi quello che uno ha vissuto. Quindi in questo senso sono tra virgolette influenti. Fatto che lui sia cresciuto tra i nani, sia cresciuto così in questo ambiente del genere,
più influente rispetto a un lato suo che lui in realtà non è mai stato veramente in contatto, se non attraverso queste visioni. Infatti, eppure quel lato lì lo perseguita. Ora è da vedere se è una cosa sua personale o se c'è davvero qualcosa dietro. Io di questa cosa ne ho parlato con il caro Lixem, perché ho lasciato un portone aperto. Ho detto, vedi come te la puoi gestire questa cosa? Perché appunto il discorso di essersi salvato in quel modo da una morte per un neonato, per un bambino certa, sì, può essere anche un gioco degli dèi. E non è da escludere anche per punire la casata in un certo qual modo. L'Olt è molto presente in questo tipo di cosa. L'Olt si fa gli affari del... È anche da dire che tu eri un sacrificio che non è mai avvenuto. Esattamente. Tu sei mio, tu eri mio, ma magari lei non c'entra nulla, però il fatto che tu avessi gli organi invertiti, ha detto, sei salvato, bene. Magari nella sua testa, ti faccio pentire di essere salvato, anche se non l'hai scelto tu. Oppure potrei essere un giocattolino della Spider Queen, chi lo sa? Chi lo sa? Sì, esatto, Ifis dice, L'Olt sa che non sei morto, questo è indubbio, certamente. Questo ovviamente. L'Olt. Quindi, cioè, anche se sì, le origini ti perseguitano, però ecco, poi il resto lo fai tu. Lo certo. Fai tu in base a quello che è il tuo vissuto personale. Disintegreremo i ragni a pugni. Ecco. Oh no. Esattamente. Disinfestazione. No, ti serve una mano? Qualcuno mi sta chiamando. Fa Vormark che fa il disinfestatore di ragni. Però sono esatto. Ragni. No, sono scarafaggi, ragni. Noi ratti, sono ragni. Fatto, le motte di Fattoni in questo caso è perfetta. Grazie. È il magister che spacca la scrivania. Ah, ok. Esatto. Il martello di Dios. Beh, signori, che dire. Che dire. Sì, che ci ha fatto una bella festicciola. Esatto. Oh, sì. Con qualche birra. Io direi a Marcus, magari prendere qualche birra particolare. Beh, qualcuna come c'è qui sotto. Usando lo stesso codice sconto. Esatto, Marcus, usa il codice sconto 5 Dragons 5 e prendi e compra le birre di Spellbook Brewing. Oh, tra l'altro, anche a tema draw sta uscendo la nuova birra che ancora devo provare, che si chiama Dancing Lights. Per cui cosa c'è di meglio che a tema draw? Comunque ringrazio, scusate, la Porta dei Mondi per il follow. Grazie ragazzi. Grazie. Come disse un sommo poeta, si va a letto. Si va a letto, sì. Si va a letto. Mamma mia, assolutamente necessario. Sì. Però ricordiamo gli appuntamondi. Ricordiamo che domani c'è il caro Emil. Domani, giusto? Martedì, mi sa. Martedì? Domani, martedì. Ma scusate, martedì. Martedì. Dicevo domani. E infatti, no, scusate. Scusate. Martedì il caro Emil giocherà una bellissima avventura riconvertita da... Oddio, Advanced o addirittura Scatola Rossa. No, Advanced. Da Advanced D&D di Dragonlance a casa degli amici di Roleplay Asylum. Vintage, bellissimo come piace a noi. Mercoledì ci sarà la prima sessione di Intrighi a Delta Bar. Ecco, grazie Fedros che ci ricorda che era Advanced D&D. Mercoledì ci sarà la prima sessione di Intrighi a Delta Bar, masterata da me, e vi porterò nelle lande dei maghi rossi del Tai. Basta la Costa della Spada, sì! Mi porterò lontani dalla Costa della Spada nella merda. Che bello, merda. Sì. Nella merda. E allora a questo punto che ci fa un Anderil così lontano? Come? Esatto, che ci fa un Anderil così lontano? Ma si scoprirà. Riferimenti ad altre campagne sono assolutamente. Ultimo, ma non per importanza, sabato... ci vedremo com'è su Twitch per Il Master Sa Quello Che Fa, puntata dedicata al
Non lo dico. Lo scoprirete su Instagram in questi giorni, non lo dico. Perdonami, con inciso, il 12 c'è il Cliff of Throwing. Molto bene. Allora, mi sono sbagliato col calendario. Perfetto. Ma è stato scoperto che c'era. Non ti preoccupare, via. Il 12 sera c'è anche la live di disegno Cliff of Throwing con me e con un ospite. Aia, e chi è? Come segreto? Lo devo sapere, chi è? Vieni sabato, vieni esatto. Sabato. No, sabato, giovedì. Giovedì, no, giovedì. 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 No, l'appuntamento di sabato è corretto, ma c'era quest'altro piccolo appuntamento. Aggiunta. Esatto. E dico una piccola cosa, la prossima sessione del 15, ahimè, non ci sarà perché sono via, sono a un evento che non posso assolutamente oppormi, quindi dovrò esserci e bisognerà aspettare una settimanina in più. Ma no, ma perché abbiamo voluto, dai, questo assaggio per lasciarli con l'acquolina. Esattamente, sì, adesso questa festa dovrete attendere, ma posso garantirvi che sarà dura per me. Sarà dura anche per ce me. Ce la faranno a noi la festa, va sì, bene. Molto probabile. Quindi la prossima sessione è il 22. Domenica 22. Il 22, esattamundo. Signori. Prossima sessione di Contro i Giganti. Against the Giants. Against the Giants. Against the Giants. Signori, che dire se non grazie a Master Lixem, grazie ai miei compagni di avventura, Plesiot, Flavia e Selling. Signori, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo mercoledì. Buonanotte. E attenti ai ragni nelle lenzuola. E attenti, sì. Buonanotte. Oddio, no! No, no, no! No, no, no. Addio, addio. Arachnofobico, fortunatamente. Cambiate taverna se trovate i ragni nel vostro letto. Esatto. E se non hanno la birra nanica. Giusto. No, soprattutto se non hanno la birra nanica. Esattamente. Buonanotte a tutti. Buonanotte.